Buonasera e bentrovati in questo nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone. Come promesso siamo di nuovo in diretta per raccontarvi con il conforto delle immagini quello che è accaduto nel pomeriggio in Serie C, la sconfitta bruciante del Teramo che è proprio al fotofinish ha perso a Potenza. Poi ascolteremo anche le parole di un arrabbiato e anche sconfortato mister Tedino, ma lo abbiamo ascoltato già nel pomeriggio per chi di voi ha seguito il nostro racconto pomeridiano. E poi la Serie D con diverse buone notizie, prosegue il momento magico di Notaresco che resta in vetta alla classifica, bene anche il Pineto che ha vinto contro la Jesina, c'è stato il blitz anche del Giulianova che ha vinto sul campo del Cattolica che tornava a giocare sul suo stadio. È andata male alla Vezzano che ha perso a Recanati, male anche la Vastese che ha perso in casa contro il Vasto Girardi. Insomma, faremo il punto nel corso di questa serata. Chieti invece ha portato a casa un punto prezioso dal campo del Monte Giorgio. Siamo in attesa di un ospite, io intanto saluto l'agente Gianluca Colaneri. Ciao Gianluca, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ciao. Ex bomber e che bomber, è stato sui campi anche nel pomeriggio, ma insomma lui dà uno sguardo d'insieme a tutto il calcio abruzzese, parleremo con lui di Teramo e non solo, poi ritroveremo più tardi quando riapriremo la pagina del Teramo anche Ania Cantagalli, abbiamo le interviste, in arrivo anche il servizio da Potenza, dunque seguiteci. Intanto andiamo a vedere i risultati del pomeriggio, Serie C e Serie D, ovviamente non si è giocato in A e B per la sosta per le nazionali, questi sono i risultati finali, sono tutti finali nel girone C di Serie C con la tranche di partite che si è giocata alle 17:30. Allora, giocata ieri Regina Catanzaro 1-0, poi Catania Picerno 1-0, Potenza Teramo 1-0, Rende Cavese 0-1, Virtus Francavilla Vibonese, dobbiamo correggere, 6-2 il finale, ma non cambia la sostanza. Bari Ternana 2-0, Casertana Sicula Leonzio 1-1, Paganese Avellino 3-1, Rieti Monopoli 0-1 e Viterbese Bisceglie 1-0 per una classifica che vede in vetta una nuova capolista che è proprio il Potenza con quel gol alla fine di Longo, la beffa nei confronti del Teramo e il primo posto in solitario, 20 punti, poi a quota 19 Regina, Monopoli e Ternana, poi a quota 17 Bari, il Bari, a quota 16 Catanzaro, a quota 15 Paganese e Catania, 14 punti per la Viterbese, 13 per la Casertana, 12 per Virtus Francavilla, 11 per Vibonese e Cavese, 10 per l'Avellino, 9 per Teramo, Picerno e Bisceglie, 6 per Sicula Leonzio, 2 per Rieti e Rende. Vediamo ora il girone F di Serie D dopo 7 giornate. Ecco qui il responso del settimo turno, Porto Sant'Elpidio Campobasso 2-1, Cattolica Giulianova 2-3, Materica San Giustese 0-1, Monte Giorgio Chieti 1-1, Agnonese Fiuggi 2-1, Pineto Jesina 2-0, Recanatese Avezzano 1-0, Tolentino Notaresco 0-1, Vastese Vasto Girardi 2-3, per una classifica che vede in vetta il duo Recanatese e Notaresco, 18 punti, a quota 13 due matricole terribili, Vasto Girardi e Porto Sant'Elpidio 11 per Pineto e Montegiorgio, 10 per Vastese e Chieti, 9 per Materica, Agnonese e Giulianova, 8 punti per San Giustese e Campobasso, 7 per Tolentino d'Avezzano, 5 per i Fiuggi, 2 per Jesina e Cattolica. Possiamo rientrare e salutare anche il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Ben ritrovato, presidente. Grazie. 10-11 mesi, possiamo dire, di pausa. Di latitanza. E poi il ritorno. Sì, sì. Contento, immagino. Beh sì, poi forse questa è la squadra di calcio è uno stile di vita, quindi per me, come diceva l'uomo che mi accanto qui, non poteva non starci in questo mondo. Beh, sì. In effetti noi abbiamo seguito anche in estate, no? Il presidente si era avvicinato anche ad altre realtà, ad esempio San Benedetto del Tronto e poi insomma questo richiamo dell'Avezzano. Come diciamo, si è fatto relativamente presto nel passaggio di proprietà che si è consumato tra novembre e dicembre, anche in questo caso nel giro di una settimana, no, si è consumato questo ritorno, presidente? Beh, le trattative erano iniziate da più tempo, perché si era capito che c'erano delle difficoltà, forse neanche più la volontà di continuare,
E quindi per me è stato quasi un essere chiamato alle armi, no? Come si diceva una volta. E allora quando ho sentito la necessità, poi i tifosi sono venuti anche nel mio studio, eccetera, a chiedermi di tornare, penso che ci avrò pensato poco, poco, poco. Oggi è ritrovato anche da avversario Federico Giampaolo. Cosa le ha detto? Beh, che era contentissimo perché la realtà di Recanati è per lui importante ai fini della sua carriera come allenatore, però l'esperienza di Avezzano è stata la prima vera esperienza da allenatore nel settore assoluto, quindi credo che si ricorderà sempre del presidente Paris. Oggi è andata male, però insomma perdere a Recanati ci può stare, dato lo spessore della squadra. Gianluca, è un ritorno che insomma era un po' nell'aria a un certo punto, quello di Gianni Ma io Paris. penso che il presidente abbia preso questa squadra 7 anni fa, mi sembra, 9 anni fa. Credo che l'abbia riportato in un campionato che gli compete per una città come Avezzano. Io che parlo spesso con i calciatori, che sono poi la voce della verità, non c'è un calciatore che non si è innamorato di questo presidente. Quindi questo significa che ha fatto soltanto del bene alla città dell'Avezzano, alla città di Avezzano, allo sport di Avezzano. E poi, secondo me, nel calcio si ha bisogno sempre di più di un po' di cultura. E penso che la persona che mi sta qui a fianco sia Presidente una persona narratore. sotto questo aspetto, All'altezza della situazione certamente. pienamente. Allora, poi parleremo di Teramo, però partiamo dalla Serie D e partiamo da una squadra che Gianluca Colaneri conosce bene, visto che eri anche a Pineto mercoledì per la Sì, gara per la di Coppa. Coppa con lo Stiamare vinta 1-0. C'è stato il debutto in campionato per Paolo Rachini dopo questo cambio in panchina, se vogliamo anche inaspettato, che si è poi materializzato lunedì mattina con l'esonero di Epifani e l'avvento appunto di Paolo Rachini, che ha iniziato la sua esperienza in campionato con una vittoria 2-0 sulla Jesina e possiamo vedere il servizio firmato da Roberta Di Sante. Esordio positivo anche in campionato per Paolo Rachini sulla panchina del Pineto. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. I biancazzurri regolano con un buon 2-0 la Jesina e riprendono la loro corsa. Il neotecnico Rachini conferma il 4-3-3 già visto in Coppa, inserisce Speranza in difesa dal primo minuto, ritrova Stefano Madio a centrocampo e rinnova la fiducia al tridente Sarrizzu-Pippi Massa. Ermanno Carassai, che sostituisce lo squalificato Manuelli sulla panchina della Jesina, si affida invece al 4-3-1-2, Verruschi sostituisce in difesa lo squalificato Alex Marini con Ballardini che si sposta a sinistra, Villanova fa da trequartista dietro le punte, Truz e Barchiesi. La gara si mette subito in salita per i Leoncelli che perdono Villanova per infortunio dopo appena 7 minuti di gioco. Al suo posto entra Ciurlanti che si posiziona esterno. Primi 20 minuti di gara alla camomilla con le due formazioni che stentano a pungere. Dopo la prima prolungata fase di studio arriva il primo affondo da parte dei padroni di casa con Marini che serve Sarrizzu, ma il diagonale è fuori bersaglio. I locali fanno la partita, la Jesina si difende e cerca di ripartire in contropiede. La gara si accende a cavallo della mezz'ora, 1-2 micidiale dei biancazzurri a sbloccare la gara al minuto 29 e Pippi che è servito da Massa insacca il rasoterra alle spalle di Anconetani. Passa un minuto e il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite. La realizzazione a giro di Acquadro e dà applausi con la sfera che si insacca all'angolino opposto. In 2 minuti si è già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. La Jesina inevitabilmente accusa il colpo e il Pineto sulle ali dell'entusiasmo continua ad attaccare, ma il colpo di testa di Bianciardi al 37esimo è alto. La reazione dei Leoncelli tarda ad arrivare ed è di scarsa efficacia. Proprio in chiusura di primo tempo Cruz tenta la conclusione sul primo palo, ma Sciba è attento e blocca a terra. Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia, il Pineto sembra poter controllare senza patemi, anzi sono proprio i locali a produrre le occasioni migliori, al 12esimo con Stefano Madio che dal limite sfiora il palo, ma soprattutto al 24esimo con Acquadra, oggi il migliore, che ancora su calcio piazzato sfiora la terza rete con la sfera che si stampa sul palo. Col passare dei minuti la differenza dei valori in campo emerge, la Jesina non riesce a replicare in maniera efficace.
Al 29esimo il colpo di testa di De Lucia, non impensierisce Sciba e al 34esimo il Pineto sigla anche la terza rete, ma il gol di Sissé viene annullato per posizione di fuorigioco. Nel finale i Leoncelli provano con la forza della disperazione l'assalto finale e al 45esimo Cruz in diagonale sfiora il palo, ma è poca cosa per una squadra chiamata al più presto ad invertire la rotta. Resta ultima la Jesina che si lecca le ferite, gioisce il Pineto per il ritorno alla vittoria, i biancazzurri salgono a quota 11 punti in classifica in attesa della trasferta di Tolentino di domenica prossima. Mister Rachini, esordio fortunato contro la Jesina, arriva questa vittoria per 2-0, una vittoria cercata, voluta e poi controllata nel finale. Sì, secondo me siamo partiti un po' come non piace a me, nel senso i primi 20 minuti al piccolo trotto e quindi abbiamo creato poco o niente. Nel momento in cui poi abbiamo fatto l'azione del gol, un po' ci siamo sbloccati e abbiamo creato il secondo gol, abbiamo fatto un'altra situazione con Sarris da poter fare il terzo gol, quindi poi come hai detto tu nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni, però ripeto, dobbiamo subito cercare di partire forte dal primo minuto, insomma. A me i primi 20 minuti non sono piaciuti, però ripeto, poi abbiamo fatto delle buone cose, si può migliorare, lo sanno anche i ragazzi e quindi lavoreremo per quello. Mister, oggi era fondamentale trovare i tre punti sono arrivati soprattutto per ripartire dopo la brutta battuta d'arresto di domenica scorsa. Assolutamente sì, i ragazzi lo sapevano, avevamo fatto una buona partita in Coppa, un buon primo tempo, quindi diciamo che il morale era anche buono, oggi è arrivata la seconda vittoria, quindi da allenatore sono soddisfatto, però c'è ancora tanto da fare, non bisogna mai accontentarsi e stare tutti sul pezzo, perché questo è un campionato in cui poi nel momento in cui ti accontenti e pensi di aver capito tutto è la volta buona che si fa un grosso errore, quindi i ragazzi lo sanno, adesso dobbiamo premere l'acceleratore e cercare di fare sempre meglio. Rientriamo, abbiamo ascoltato le parole di Paolo Rachini, poi il blocco integrale delle interviste anche con le parole di Carassai per la Jesina sono appunto su YouTube. Subito da Gianluca, intanto ti aspettavi questo avvicendamento e poi insomma hai visto anche il servizio, è stata una vittoria che non fa una grinza contro un avversario che però aveva e ha delle difficoltà. Ma ormai nel calcio gli avvicendamenti sono all'ordine del giorno, se consideriamo che prima dell'avvento del presidente Avezzano aveva esonerato Meco Monaco, che sì. Il Matelica ha esonerato Battistini, insomma, quindi siamo soltanto alle prime giornate. Sinceramente non mi aspettavo questo esonero. Questo è il calcio, purtroppo, quindi credo che ce ne saranno ancora, insomma, in tutte le categorie, in tutti i gironi, insomma, se andiamo a vedere in questo girone credo che già un buon 20% degli allenatori sono stati già esonerati, anche perché Carassai nello Iesi non era partito. Sì, e come ti spieghi comunque queste difficoltà iniziali del Pineto? Intanto si possono definire difficoltà quelle del Pineto o era un processo di crescita che era stato intrapreso e che è stato interrotto con l'esonero? Secondo me in tutte le squadre dove c'è un allenatore nuovo e si cambiano alcuni giocatori un po' di tempo ci vuole, quindi penso che sia anche dovuto questo, però poi bisogna starci dentro. Io dico sempre, adesso nel Milan stanno facendo dei processi alla direzione tecnica, no? Però sì. per diciamo l'esclusione di Giampaolo, però poi bisogna entrarci dentro, bisogna starci dentro per sapere realmente che cosa sia successo. Sicuramente l'esonero di Epifani è stato un esonero che ha lasciato tutti quanti un po' sorpresi, ecco, questa è la... Assolutamente. Quali sono i margini di miglioramento del Pineto? Può competere in un girone dove manca la squadra blasonata, il Cesena di turno, quello che poteva rappresentare il Foggia, può competere per le altissime sfere?
Ma se consideriamo che le squadre più accreditate per vincere questo campionato erano il Campobasso, il Matelica e comunque anche la Recanatese, secondo me sì, c'è la possibilità di fare una grandissima stagione. L'unica squadra che è partita bene è stata la Recanatese, che comunque ha toccato pochissimo rispetto all'anno scorso a livello di uomini e ha cambiato allenatore, insomma, però è riuscita a partire molto bene. E anche la Recanatese in preparazione ha comunque avuto dei problemi, soprattutto di risultati. A quanto ne so, appunto, si è cambiato anche il modo di giocare. Non gioca come partita, quindi certo. ci possono essere dei rallentamenti, però penso che il Pineto si trova, mi sembra, agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sì. Giocherà contro la vincente di Torres Aprilia. Quarto in classifica, comunque penso che possa fare una stagione importante. A proposito di esoneri, il presidente Paris ha trovato sulla panchina dell'Avezzano, quando si è insediato, Vaccaro dopo l'esonero di Meco Monaco, che è una decisione presa dalla gestione d'Alessandro. Possiamo anticipare un po' il tema: Vaccaro anche dopo la sconfitta resta allenatore dell'Avezzano? Ma io ho detto al mister che proprio in ragione di quello che ho visto, il lavoro fuori dalle telecamere e quello che poi nei 90 minuti di Recanati ho dato a lui, come si dice, l'acqua santa della conferma dello stare in panchina proprio per questa stagione, quindi non sarà più da considerarsi l'allenatore della Juniores, anche se fa parte sempre del progetto tecnico di questo Paris Bis, e quindi Vaccaro continuerà ad allenare l'Avezzano Calcio tranquillamente, sperando appunto che arrivino risultati che vadano a confermare sia la mia scelta che il suo lavoro. Si era parlato o si era letto, voci circolavano e parlavano appunto di un ritorno di Meco Monaco, è quindi uno scenario da escludere questo? No, non è da escludere, però, perché Meco Monaco è comunque sotto contratto per tutta la stagione, come mi insegnate, però al momento ho questa idea di dare fiducia ad un giovane allenatore che per me sta facendo bene. La sconfitta di oggi era da poter mettere in preventivo, non abbiamo neanche demeritato. Quindi gli addetti ai lavori sicuramente avranno visto un Avezzano ordinato in difesa e a centrocampo, invece inconcludente negli ultimi 16 metri. E sarà quello il mio lavoro da qui alla riapertura del calciomercato. Avete già individuato in quel reparto un punto dove potete intervenire? In realtà farò un lavoro specifico, perché l'esperienza mi insegna che è meglio prendere un attaccante che sta giocando il suo campionato anche nello stesso girone, in società che hanno difficoltà economiche, che andare a prendere uno svincolato che solo per entrare in condizione impiega 2 mesi. Certo. E quindi da lì questa sarà la mia idea: vedere gli attaccanti delle squadre avversarie e fargli la proposta economica adeguata per farlo venire nel capoluogo della Malta. Gianluca annuisce su questa. No, è giustissimo. Io penso che adesso, in questo momento, l'Audace Cerignola ha appena messo sotto contratto Gianluca Sansone. Sì, però è Gianluca Sansone. Sì. Voglio dire, cioè, io penso che con Gianluca Sansone abbia fatto un accordo pluriennale e non solo per quest'anno. Sono pienamente d'accordo col presidente, perché in questo momento prendere una persona che non ha avuto partite nelle gambe, comunque ha bisogno di un mesetto minimo, un mese, arriviamo al 20 novembre, e allora tanto vale andare su qualcuno che magari già sta giocando, perché è già rodato. Ecco, certo. Qual è il discorso. Io saluto Ania Cantagalli nella postazione che a me cara, e ora c'è lei. Ciao Ania. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao Ania, insomma, siamo stati nel pomeriggio insieme per, insomma, commentare la partita del Teramo. Apriamo questa parentesi, io chiedo subito al presidente Paris se, insomma, segue anche un po' le vicende della Serie C del Teramo, se è sorpreso da questo avvio di stagione del Teramo. Ma intanto hanno allestito una squadra forte, però è stata allestita nel girone sbagliato, perché il girone C, io l'ho sempre definito della serie C,
una B2. Sì. E anche quest'anno lo è ancora di più. E per la platea di squadre che esatto, c'è. Esatto, ma poi è un girone con piazze che hanno fatto la Serie A e quindi hanno storie importanti. È difficile anche solo pensare di fare i play-off nel girone meridionale. E l'augurio che faccio al presidente è quello di riuscire in tal senso, ma mi rendo conto che sia come nomi nelle squadre avversarie che come ambiente il girone peggiore che potesse capitare al Teramo. E oggi il Teramo ha perso in maniera un po' beffarda in un campo, il Viviani, che è un campo caldissimo dove c'è quel muro di tifosi, quella curva davvero impressionante. Allora il servizio lo ha firmato Jacopo Forcella, vediamo Potenza Teramo e poi ascoltiamo l'intervista rilasciata sempre a Jacopo Forcella, intervista rilasciata dal tecnico Bruno Tedino. 90 minuti per ritrovare un Teramo audace e combattivo, pochi secondi per rovinare tutto, una gara ormai andata in porto e poi all'ultimo pallone il solito, quel taglio maledetto stavolta di Sebastiano Longo che nessuno assorbe, sul servizio quasi senza troppe speranze di Giosa, minuto 91 e 30 secondi. Così il Teramo manda a Ramengo una prestazione impeccabile con un errore marchiano che farà infuriare Tedino a fine gara e dire che fino a quel momento al Viviani la partita era stata gestita nel migliore dei modi. Il tecnico biancorosso sorprende tutti con un 4-3-3 che prevede Florio e Mungo esterni attacco, Costa Ferreira e Ilari interni ai lati di Arrigoni, dietro Tentardini e non Di Matteo, ma è l'approccio quello giusto contro un Potenza che è quello immaginato alla vigilia col 3-4-3 e con Arcidiacono e Sgro con Vuletic davanti. Il primo sussulto è con Ilari che dal corner di Costa Ferreira sale più in alto di tutti ma mette a lato, in un primo tempo con qualche fiammata ma comunque non esaltante. Al quinto ancora Costa Ferreira col mancino fuori prima del ritorno Potentino. La punizione bomba di Emerson all'ottavo scalda i pugni di Tomei, mentre il diagonale dopo un minuto di Sgro è strozzato. Poi una lunga fase di stasi fino all'altro piazzato terrificante di Emerson che sfiora l'incrocio dei pali. Si va avanti a fiammate, il Potenza ne ha qualcuno in più, come al 36esimo quando Dettori trova la girata in aria di Vuletic ribattuta da Tomei. Ripresa a ritmi non solo più compassati, ma con un diavolo che mette la museruola ai padroni di casa. Tedino inserisce Magnaghi per Cianci che aveva avuto un problema nel riscaldamento, ma è Raffaele che rivolta i suoi come un calzino. In 6 minuti 5 cambi, ma le occasioni latitano e allora ci si affida ai tiri dalla distanza. Quello di Arrigone al 68esimo sorvola la traversa, il piazzato consueto di Emerson, stavolta calciato di precisione, mette i brividi a Tomei. La prevalenza potentina nel finale è più gestione del pallone ma senza particolari sbocchi. Dettori calcia male all'86esimo quando Tedino ha già inserito Lasic e Martignago per Ilari e Florio, segno evidente di voler portare a casa il bottino pieno. Alla fine sarà vuoto, col Viviani in tripudio per la rete di Longo e per un primo posto in classifica che sa di capolavoro. Dalla parte opposta sconcerto e la sensazione di aver gettato al vento più che un punto, un'occasione per iniziare un campionato diverso. Mister, da martedì come si ricomincia dopo una beffa del genere? Ma andiamo in cerca noi di queste cose qua. Adesso mi sono stancato perché a me, non ripeto, quando abbiamo fatto una prestazione, io ci metto sempre la faccia. Quando abbiamo fatto una prestazione ridicola come a Monopoli, l'allenatore dice, alza il braccio e dice ok, malissimo, ci metto sempre io, diciamo, e giustamente sono io il capo di questo gruppo. Però se noi lavoriamo, una volta si apre la barriera, una volta si piglia un taglio, si piglia gol, oggi si lascia su un taglio un uomo giocatore libero, non esiste. Cioè noi abbiamo fatto una partita perfetta, benissimo nella fase di non possesso, sufficiente nella fase di possesso, dovevamo essere un pochino più ficcanti, però Potenza in questo momento venire a giocare non è semplice. E abbiamo fatto una partita umile, giocando mercoledì, ricca di contenuti, ricca di squadra, ricca di contenuti tecnici e tattici, soprattutto tattici. E buttare per aria una partita per una disattenzione così grave, ma veramente gravissima, questa non mi sta bene, perché queste non sono cose che si insegnano neanche agli esordienti della squadra provinciale del paese. Queste sono cose che danno veramente fastidio, mi fa incazzare. Non voglio sentir parlare nessuno, perché mi hanno fatto girare ieri le scatole veramente questa roba qui, ma pesante, è già la terza volta, non esiste. Io ripeto, siccome sono io responsabile, voglio sbagliare del mio, questo è un gol che si prende solamente per gravi disattenzioni. E questo non mi sta bene, perché la disattenzione per chi ci dà lavoro, per chi si allena, per chi,
per chi viene a vedere la partita, non esistono. Preferisco prendere un gol da Emerson da 50 metri, ma no, così al 92esimo e 30 non esiste. Non esiste. Quindi il morale sicuramente ritorna ad essere sotto i tacchi, siamo sempre costretti a rincorrere e questo dà fastidio. Le parole di Bruno Tedino, torno subito da Agnia Cantagalli, abbiamo già commentato nel pomeriggio, ma insomma ci torniamo a mente un po' più fredda, avendo rivisto anche un po' gli episodi, tra poco la regia ci riproporrà il gol partita del Potenza, però insomma pesano queste parole di Tedino, Agnia. Beh, Andrea, le parole di Tedino sono frutto della grande delusione che evidentemente respirava a fine gara il tecnico, per una gara comunque condotta bene dal punto di vista difensivo dalla sua squadra. Il paradosso è che poi il Teramo ha preso gol proprio nella fase che meglio ha fatto quest'oggi contro il Potenza, perché per quanto riguarda la fase propositiva c'è stato ben poco da segnalare, però contro una squadra d'altra classifica che era vice capolista, con la vittoria di oggi è andata al primo posto, serviva una gara ordinata, quadrata, un Teramo quadrato come si è visto per gran lunga della partita, e poi è arrivata questa disattenzione grave per come è arrivata e perché è arrivata nel recupero, perché ormai mancavano un paio di minuti al termine della gara, saresti tornato a casa con un punto importante per il morale soprattutto, forse non tanto per la classifica ma per il morale sì. Ecco Agnia, visto che Tedino ha molto insistito sull'errore del Teramo in questo gol subito dal Potenza, prima di ascoltare il presidente, è un bomber, uno che in area di rigore si sa muovere e conosce queste dinamiche come Gianluca Colaneri, ma chi ha sbagliato, se è possibile capirlo? Probabilmente sì. Guarda, stavamo riguardando anche oggi pomeriggio, sicuramente nelle distanze abbiamo notato che Cancellotti è un pochino più lontano rispetto ai tre di difesa, quindi qualcuno quell'inserimento non lo segue e a rigor di logica probabilmente era Cancellotti. Non so se c'è una compartecipazione del centrocampo, della mezzala in questo caso, se magari avrebbe dovuto contribuire anche la mezzala in qualche modo, però è chiaro che di reparto tra difesa, centrocampo, da un singolo si è sbagliato in maniera grave. Presidente, si è fatto un'idea nel rivedere l'azione? Ma intanto secondo me all'attaccante un gol così non riuscirà più. Perché ah, certo, Longo l'ha sbucciata, appunto, e quindi un tiro in porta così perfetto con l'esterno del collo del piede ti riesce soltanto o in allenamento sì. O raramente in partita, e quindi mi fa capire come la colpa della difesa sia soltanto a metà, perché è difficile anche mettere dentro un pallone al volo in questo modo, e soprattutto non cogliendo bene il pallone, e il pallone finisce in porta. E sì, fa male perché vedo la dinamica di come è andata la partita e di come poi è maturata la sconfitta, le parole del mister ci sono tutte. Allora, torniamo al momento del lancio di Giosa, un lancio dalla tre quarti di campo. Io ho notato, Gianluca, palla libera si scappa dietro. Ok, non solo questo, tre quarti di difesa che avevano delle distanze più o meno omogenee, Cancellotti che era più indietro rispetto agli altri ed era anche molto largo. Sicuramente la posizione di Cancellotti è sbagliata perché non è allineato, questo è sicuro, e tiene in gioco l'attaccante, che poi, come dice il presidente, se ci riprova perché l'attaccante ha sbagliato. Okay. Su questo non c'è dubbio, però a mio parere vedo, anche se poi l'immagine non è completamente aperta per giudicarlo bene, che il centrocampista calcia in maniera libera, a palla libera, il difensore non sta fermo. Ok, quindi Cancellotti era un po' più seguire, indietro, dovevano essere indietro anche gli altri tre? Cioè deve seguire l'attaccante e comunque nello stesso tempo il terzino Cancellotti deve rimanere in linea. Okay. Questo, quindi l'errore secondo me è, insomma, del reparto per me è grave, cioè nel senso che è un errore grave perché è fatto a 5 minuti
siamo in recupero. Dove l'attenzione dovrebbe essere raddoppiata proprio perché si sta portando in porto un risultato che giustamente... Tu dici che anche i centrali dovevano provare a seguire il taglio del... Ma certamente è palla libera, cioè si esce quando la palla è coperta, okay. La palla era libera, cioè il centrocampista che ha la palla... Sì, che poi era un difensore Giosa. Non ha un uomo davanti. Assolutamente. Ma può calciare liberamente. In quel caso il difensore deve indietreggiare, insomma, cioè penso che sia, deve rendersi conto dove sta l'attaccante. Se l'attaccante mi sta scappando alle spalle, certo. Io lo seguo, lo tengo vicino, insomma, gli faccio sentire il mio corpo, certo. Nello stesso tempo poteva trovarsi in fuorigioco perché si vede che l'attaccante non parte bene, ma un ulteriore errore di Cancellotti, credo, ha fatto sì che fosse in posizione regolare. Agna, che ripercussioni può avere questa sconfitta? Perché insomma Tedino l'abbiamo visto molto molto provato, lui si è un po' sfogato, ha enfatizzato questo errore e l'abbiamo visto appunto anche un po' segnato in viso, mi pare. Beh, di certo è una bella mazzata anche per il tecnico, che credeva insomma di aver portato a casa un punto importante per i suoi. Ripercussioni non so al momento, di certo sarà complicato ricominciare di nuovo, perché potevi tornare a casa con un punto che magari faceva poco per la classifica, ma per l'atteggiamento messo in campo quest'oggi dal Teramo sarebbe stato un punto di partenza. Ricordiamo che molto spesso abbiamo detto che il Teramo è sceso in campo fino a questo momento con l'atteggiamento non proprio da girone meridionale, quest'oggi invece è stato così, c'è stato un atteggiamento diverso, un comportamento diverso, un carattere differente. Ricominciare da capo, trovare nuove certezze anche senza poi il risultato è ancora un pochino più complicato e difficile, però non credo che il Teramo abbia molte alternative, credo che debba arrivare prima o poi la partita di svolta. La domanda è quando arriverà questa partita della svolta, per risultati, per atteggiamento che magari poteva essere oggi, per la classifica, perché il Teramo è sotto gli occhi di tutti, è stato costruito per altri obiettivi, altra posizione di classifica rispetto a quella che ha adesso. Di conseguenza è una squadra che deve per forza di cose risalire la china, perché lo impongono anche gli investimenti fatti, però poi non è così automatico effettivamente che ciò avvenga, certo. Quindi c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno anche di un po' di fortuna, e c'è bisogno anche di quella svolta che poi magari il campionato può offrire nei tre impegni che ci saranno la settimana prossima in 8 giorni. Grazie Agna, noi ci fermiamo qui con la prima parte dell'Abruzzo del pallone, ma riprenderemo con altri servizi subito dopo la pubblicità. Eccoci rientrati di nuovo con l'Abruzzo del pallone, abbiamo ancora tanti servizi da vedere. Ripartiamo dal campo sportivo Tamburini di Montegiorgio. Nel pomeriggio il pareggio tra Montegiorgio e Chieti, 1-1, e anche un espulso per parte. Il servizio di Stefano Recanati. La settima giornata di andata del campionato di Serie D mette di fronte allo stadio Tamburini di Montegiorgio la locale formazione e il Chieti. I rossoblù, che in casa hanno fatto 2-2, devono cancellare una settimana amara fatta di 2 sconfitte, la prima domenica scorsa a Fiuggi, la seconda martedì in casa nei 16esimi di Coppa Italia per mano del Tolentino, assente per squalifica l'attaccante Nasic. Il Chieti, in un momento di stallo, arriva in terra marchigiana dopo il pareggio in casa con il Cattolica, con 2 novità in mezzo al campo. Fuori Milizia e Marzola, dentro Bacigalupo e Panecasio, Fischia, Fantozzi di Civitavecchia. Pronti via e subito Montegiorgio, lancio con il contagiri di Omiccioli, sbuca alle spalle della difesa albanese, ma lo stop è impreciso e sfuma l'occasione per l'attaccante rossoblù. Partita molto spezzettata nei primi 15 minuti con tanti falli fischiati dal direttore di gara. Il Chieti prova ad imbastire trame di gioco importanti, ma i neroverdi fanno fatica negli ultimi 20 metri a creare pericoli al portiere di casa, che mai è dovuto intervenire fin qui. Al 28esimo arriva il primo tiro nello specchio però per la squadra di Grandoni, ma la conclusione su punizione di Bruschi è debole per impensierire Mercorelli.
Al 41esimo si sblocca la gara, Trillini cross a basso in area di rigore, deviazione di Titone che libera Nepi per il classe 2000 e gioco facile piazzare la palla del vantaggio alle spalle di Camerlengo. Passano due minuti e il Chieti recrimina per un rigore non concesso. Bruschi in becca Traini che viene atterrato in area dal 2 Barboglia Mercorelli, Fantozzi di Civitavecchia fa proseguire. Nel primo dei due minuti di recupero, vicino al raddoppio il Monte Giorgio, il tiro di Mariani da fuori area trova la deviazione di Venneri e super l'intervento di Camerlengo ad evitare il raddoppio. Cambia molto ad inizio ripresa Grandoni, mandando in campo Bruni, Milizia e Marzola, passando così ad un più offensivo 4-3-3. Le scelte vengono premiate all'11esimo minuto, quando da calcio di punizione Mazzoli trova Venneri, salito dalle retrovie che con un tocco di destro trafigge Mercorelli. Al 16esimo il Monte Giorgio resta in 10 dopo l'espulsione dell'autore del gol Nepi, re di aver colpito sul viso l'autore del pareggio Venneri. L'uomo in più per il Chieti però dura soltanto 5 minuti. Contatto Titone e Venneri a metà campo con il giocatore nero-verde che viene espulso dal direttore di gara, solo giallo per Titone. Praticamente la partita finisce qui con i due mister che ridisegnano il proprio 11 in campo per un pareggio che alla fine non dispiace a nessuno. Monte Giorgio così trova il primo pareggio in casa. Il Chieti al secondo X consecutivo domenica ospiterà la Recanatese. Si è giocato poco, molti palloni in aria, molti palloni sporchi e quindi è venuto meno un po' quello che è il nostro pensiero di gioco e l'ultima mezz'ora, l'ho detto, non è tanto da commentare. Però noi il primo tempo secondo me abbiamo fatto molto molto bene, e potevamo fare un altro gol in altre paio di occasioni e poi il loro pareggio, mi dicono, viziato da un fallo, però dai, il calcio ci sta, probabilmente la prossima volta toccherà a noi. Mister Grandoni, una volta cambiato l'assetto di gioco si è visto un altro Chieti, purtroppo ancora un primo tempo come quello di Matelica un po' sottotono. Sì, sottotono, magari non abbiamo creato tantissimo come non hanno fatto i nostri avversari, è stato diciamo un primo tempo magari tecnicamente parlando un po' bruttino da entrambe le parti, non è stata una partita bella dal mio punto di vista tecnica appunto nei primi 45 minuti. La seconda parte siamo riusciti a spostare, come si dice in questi casi, un po' il baricentro, un po' nella loro metà campo, riusciamo a guadagnare palla, a conquistare palla 15-20 metri più alti rispetto alla prima parte. All'intervallo abbiamo cercato leggermente di modificare qualcosa, però l'atteggiamento era quello giusto che c'è stato anche il primo tempo, perché non sempre si può fare la partita che si pensa o che si prepara in settimana. Ma io l'ho detto anche all'inizio stagione, io cerco, il mio ruolo è quello di mettere i miei ragazzi nelle migliori condizioni possibili. L'avevo già detto un po' di tempo fa, non è che il nostro 3-5-2 deve assolutamente essere sempre lo stesso, assolutamente. Ci sono a volte delle situazioni che penso in gara possano essere modificate. Oggi all'intervallo ho pensato che magari un cambiamento magari potesse essere utile, il risultato poi in questo caso ci ha dato ragione perché la partita l'abbiamo ripresa, però adesso non significa. Noi siamo una squadra che lavoriamo, quindi adesso vediamo cosa succederà alla prossima partita. Rientriamo con le parole di Grandoni, insomma era importante per il Chieti dopo un momento di impasse dare questa risposta. Intanto vediamo gli episodi da Moviola, Chieti che è andato sotto nel primo tempo, ha rischiato l'ulteriore capitolazione, bravo Camerlengo con quella parata davvero distinto, è stato molto reattivo, poi la zampata quasi da attaccante consumato del capitano Venneri per il gol del pareggio. Se possono andare gli episodi da Moviola, così li commentiamo. Questo è un rigore reclamato da Michael Traini, centravanti del Chieti, un contatto con il difensore, non mi sembra ci siano gli estremi per la concessione. No. Lì il danno principale lo fa più il portiere sul suo compagno di squadra, più che il contatto tra il difensore e Traini. Ma io credo che l'attaccante sta cercando di prendere posizione, però sta andando lui più che verso la palla, verso il difensore che comunque salta. Io non credo che ci possano essere gli estremi per dare un calcio di rigore. Insieme. Presidente? Sono d'accordo. Ok, allora possiamo andare al prossimo episodio da Moviola, sempre dal campo sportivo Tamburrini di Monte Giorgio. Questa è la espulsione di Venneri per un contatto con Titone. Purtroppo insomma non si capisce granché,
dovrebbe essere stata punita una manata di veneri su Titone. Non mi sembra un intervento così proditorio e grave tanto da far scaturire una espulsione. Aggiungo, forse col Chieti in superiorità numerica, l'arbitro ha voluto un po' compensare, mettiamola così. È una mia presa di posizione, non so, presidente. Ma io vado a teatro tra poco con una mia opera letteraria. Stavo pensando al ruolo di comparse di entrambi. Per Titone. Gianluca? Sono pienamente d'accordo con il presidente. Cioè, lo dico perché facevo parte della categoria. L'attaccante potrebbe partecipare alle serate fatte dal presidente, perché l'attaccante, e sono stato un attaccante, esagera spesso. Tu eri un cobra dell'area di rigore. Sì. Non è che svenivi. No. Però qualche volta anche io ho cercato di svenire, perché fa parte anche quello. Fa parte del gioco. Io dico sempre che c'è sempre la simulazione dell'attaccante, no? Sì. Bisognerebbe parlare anche della simulazione del difensore, che simula un intervento corretto, che corretto non è. Quindi certo, non simula solo l'attaccante. Diciamo che quando simula l'attaccante, però in questa situazione credo che non sia assolutamente. La simulazione dell'attaccante porta normalmente un calcio di rigore quando l'arbitro abbocca, quindi per quello forse sì. Però c'è anche quella della simulazione del difensore. Non porta ad un eventuale gol, insomma. Chieti, cosa pensa il presidente Paris della stagione finora del Chieti? Poi insomma parlavamo a telecamere spente anche di questo rapporto con il patron neroverde Trevisan. Ma sì, Giulio è un signore che fa bene al calcio e quindi lode a lui e soprattutto i tifosi del Chieti possono stare tranquilli sia dell'operato che della trasparenza che della forza economica del club. Il calcio è fatto appunto di tanti fattori, no? Quindi aspetto finanziario, fortuna e scelta degli uomini giusti per comporre poi un gruppo. Io credo sempre che i campionati non si vincano per caso, le retrocessioni non avvengano per caso. Soprattutto alla voce vincere un campionato, credo che sia molto più facile quando ci sono gruppi che crescono e nel giro di 2-3 anni provano a vincere il campionato. Questa è secondo me una logica conseguenza del lavorare bene. È difficile che si riesca ad allestire una squadra che costa anche tantissimo al mese, ma poi che non riesca a centrare l'obiettivo, perché il calcio non è una scienza esatta, ma è sicuramente qualcosa che ha a che fare con l'uomo. E quindi quando si sbaglia è perché appunto non c'è la conoscenza dei pregi e dei difetti dei singoli giocatori. Tra tifosi del Chieti e quelli dell'Avezzano non corre buon sangue, però tra i presidenti sì, speriamo che questo rapporto tra i due presidente Paris, presidente del Chieti, non è Trevisan, ma lui in realtà è il patron, è la vera forza insomma del Chieti. Speriamo che questo rapporto poi possa essere utile per insomma togliere un po' di quella ruggine che c'è tra le due tifoserie. Allora, il campanilismo è una cosa seria e quindi io non voglio toglierlo assolutamente né ai tifosi dell'Avezzano né ai tifosi del Chieti. L'amicizia e la stima tra Paris e Trevisan è qualcosa che ha a che fare con la vita, con lo stile di vita, e quindi è giusto che continui. Giulio, come dicevo prima, è un gentiluomo e quindi spero che questo rapporto extracalcistico continui, perché poi è anche il sale della vita. Visto che parlava di obiettivi, qualche tempo fa lei guardava il 2019 come l'anno del centenario e il regalo sarebbe stato quello di riportare l'Avezzano tra i professionisti. Ora che insomma dobbiamo un po' rileggere il tutto, siamo sempre all'interno del 2019 e insomma l'anno del centenario sta passando. Se dovesse allargare un po' lo sguardo, qual è l'obiettivo di un po' più media lunga durata di Gianni Paris? A microfoni spenti parlavo con Gianluca Colaneri e gli spiegavo insomma del progetto futuro. Non si costruisce una vittoria di un campionato in pochi mesi la disputa dei playoff allo stesso modo, ma attraverso una programmazione, attraverso un lavoro che non si fa in pochi mesi durante il campionato, ma quando appunto una stagione sta per finire e l'altra sta per cominciare.
E quindi l'obiettivo mio intanto è che dobbiamo uscire assolutamente dalla zona play-out. Adesso avremo altre partite molto importanti con squadre di calibro, come domenica prossima il derby al De Marzi con la Vastese e poi credo anche fuori casa con il Pineto. Credo che appunto l'obiettivo quest'anno sia quello di salvaguardare la categoria, salvarci in maniera non da sospiro alle ultime tre giornate, ma molto prima. Farò sicuramente qualche intervento nel calcio di riparazione. Ho dato fiducia a mister Vaccaro e quindi Alessandro può lavorare sereno anche nel giusto peso tra lui e lo spogliatoio, tra lui e i giocatori, e quindi anche questo penso che sia un modo per dare stabilità, equilibrio e sostanza. Dopodiché, parlando di questioni sempre economiche, dopo la partita con la Vastese pagherò anche il mese di settembre. Agosto è stato pagato per intero e inizierò a pagare anche settembre, così tutti per saranno contenti. Per segnalare al 100% tutto il gruppo. Tra poco parleremo ancora di mercato, parleremo più diffusamente di Avezzano perché è pronto il servizio. Però voglio chiudere un po' con il Chieti, chiedendo a Gianluca che dimensione ha questo Chieti in questo campionato e dunque dove può arrivare la squadra di Grandoni. Ma secondo me è ancora un po' presto, insomma, per decifrare, ma soprattutto per decifrare questo campionato che oggi il Pineto ha vinto, la Reganatese ha vinto, però il Campobasso ha perso di nuovo, sì. Il Matelica ha perso in casa, sì. Quindi significa che ogni partita è difficile per tutte le squadre, non ci anche sarà. Lì le sono di Battistini dopo il 4-0 al Chieti. Insomma, ormai è diventata una. Anche difficile. No? Sì, ma è difficile decifrarlo queste... perché bisogna starci dentro. Comunque è diventata una prassi che io non condivido, chiaramente. Però è diventata una prassi, ma non in questo campionato, in questo girone. Ovunque, insomma, in tutti i campionati. Insomma, quindi tornando al Chieti, comunque. Il Chieti, secondo me. È ancora presto? Sì, è ancora presto, però da come è partito, insomma, io credo che. Potrà fare un buonissimo campionato. Se non sbaglio, prossima giornata contro la Recanatese, prima della classe, mancherà il capitano Veneri, che insomma è un giocatore di riferimento, quindi sarà un'assenza piuttosto significativa per Alessandro Grandoni, che ben sta facendo la guida del Chieti. È il momento di vedere il servizio della partita del Tubaldi, Recanatese-Avezzano, vittoria di misura per la Recanatese di Federico Giampaolo, che oggi appunto ritrovava l'Avezzano, ritrovava il presidente Paris. Ho chiesto a Giampaolo la scorsa settimana, ma mister, si aspettava inizio stagione che in occasione di Recanatese-Avezzano avresti ritrovato come presidente Gianni Paris? Lui ha detto, beh sì, comunque mi aspettavo che tornasse, forse non così presto, ma mi aspettavo che tornasse Paris. Beh, perché quando si è il fiuto di scegliere le persone giuste al momento giusto, anche questo ti dà un'ottica di orientamento su quello che a volte si chiama sesto senso. Ha la stoffa Giampaolo per arrivare in alto? Ma soprattutto ha l'equilibrio. Lui è uno che non si butta mai nella lotta, è un signore in panchina, dice poche cose ma le dice tutte giuste. Ok, vediamo il servizio Recanatese Avezzano e poi le dichiarazioni di Giampaolo e di Vaccaro. Settima gara di andata, campionato Serie D Girone F dallo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati, dove la squadra di casa prima in classifica 15 punti con il notaresco sfida l'Avezzano. Un Avezzano che viene da una settimana di successi, che hanno però stancato i giocatori che in questa partita non hanno espresso tutto il loro potenziale ed hanno giocato soprattutto nel primo tempo principalmente sulla difensiva. Certo che comunque i padroni di casa erano un osso duro. Difatti la squadra di mister Federico Giampaolo non nasconde di puntare al titolo ed è sicuramente una data importante per il mister della Recanatese, un ex dell'Avezzano che in questa occasione ha potuto reincontrare il presidente Gianni Paris, suo grande amico che ha da poco ricominciato l'avventura con l'Avezzano Calcio. Al quarto minuto Borrelli tira una punizione prontamente respinta, sempre Borrelli al settimo minuto passa a Pera che però è poco deciso e davanti la porta non riesce, Fanti si butta e para. Questa sarà il primo di una serie di gol mancati del numero 7 della Recanatese, che generalmente ci ha abituato ad altre prestazioni.
Continua una partita caratterizzata, come detto, da un Avezzano schierato in difesa ed una Recanatese aggressiva che ha per circa il 60% la partita palla ed è autrice di continui tentativi che però non si concretizzano anche per via della difesa degli ospiti, veramente efficiente. Al 27esimo una punizione del numero 6 Avezzano, Magri, va sopra la traversa ed al 30esimo arriva il gol della Recanatese. Pera dalla fascia, passa avanti la porta a Gaeta che stoppa e Borrelli non si fa sfuggire l'occasione di firmare il gol. Un minuto dopo Borrelli prova il bis sul passaggio di Pera, ma il numero 5 Avezzano, Brunetti, ferma la palla avanti la porta. Dopo un altro tentativo ottimo di Franchi, 7 Avezzano al 42esimo che sfiora il palo ed un minuto di recupero, il primo tempo finisce 1-0 per una Recanatese che continuerà a condurre la partita anche nel secondo tempo, con molti tentativi di andare in gol che però non arriverà. Al terzo minuto 8 Recanatese ha un'ottima occasione ma tira decisamente alto e invece l'occasione per l'Avezzano arriva al quarto minuto con Di Gianfelice, il cui tiro viene però deviato da Lombardi. All'ottavo minuto un'altra occasione mancata per Pera ed all'undicesimo il 7 Avezzano che ha una buona chance ma tira fuori porta. Al 14esimo una punizione dell'Avezzano parata e poi assistiamo al 27esimo a un'ottima azione del 16 Recanatese che riesce da solo a superare la difesa avversaria e davanti la porta però non concretizza, non riesce a sfruttare l'opportunità. Al 32esimo Pera fa la barba al palo, al 40esimo Brunetti Avezzano va sopra la traversa. Partita conclusa 1-0 per la Recanatese che rimane prima in classifica. Sì, io devo dire che abbiamo approcciato la partita molto bene per 35-40 minuti del primo tempo, infatti è arrivato il gol con Borrelli. Potevamo sicuramente raddoppiare con Pera che ha avuto diverse occasioni, di solito non le sbaglia, però può capitare che alcune volte non c'entri la porta. Poi naturalmente per inerzia cerchi di difenderti quando c'è da difendersi, che questa squadra è molto brava nel senso che capisce i momenti della situazione e si difende, anche se l'Avezzano sinceramente non ha portato grossi problemi alla nostra difesa, Sprecacè penso che non abbia quasi parato niente, però sono partite fondamentali perché se riesci a sbloccarla, a fare il secondo gol diventa tutto più facile, invece così la tieni in piedi per tutti i 93 minuti della partita e di conseguenza devi stare sempre attento, attenzione sempre massimale perché una palla sporca, un calcio d'angolo ti può pareggiare la partita. A sconfitta Recanati ci poteva stare, come naturalmente sapevamo che dovevamo venire qui per soffrire, cioè, dispiace per come poi è andata l'interpretazione della partita, in alcune cose abbiamo fatto degli errori e purtroppo è quello che mi dispiace. Sicuramente ho appena finito di parlare col presidente, mi fa piacere che lui comunque ancora mi dà la fiducia e quindi continueremo quest'altra settimana a lavorare ancora insieme. Però ripeto, non era sicuramente questa la partita che dovevamo vincere per forza. Le parole dunque di Giampaolo e Vaccaro, abbiamo visto intanto la parte positiva di questa partita, Presidente, è che insomma l'Avezzano non è stata vittima sacrificale, ha giocato una partita comunque tignosa, chiaro che lì davanti magari si è fatta un bel po' di fatica, però difensivamente la squadra ha retto. Sì, nel reparto offensivo bisogna fare qualcosa, quindi l'ho detto già, questa è la terza volta. A proposito, Pellecchia... Rischio di ripetermi. Beh, ha scelto di andare a Forlì, ne ha fatto una questione, penso, di budget e quindi ognuno decide il proprio destino. E oggi ha debuttato Fidanza. Oggi ha debuttato Fidanza, non ha fatto male come esterno d'attacco e credo che quando arriverà ancora meglio in condizione ed avrà anche più esplosività, qualcosa di buono lo farà vedere. Ma io sono convinto che una volta che mister Vaccaro, che ha la mia fiducia e anche
la panchina dell'Avezzano in mano, quindi non lo considero più il tecnico della Juniores, ma lo considero nel progetto di Gianni Vares. Non è più ad interim. Non è ad interim e quindi il mister può stare super tranquillo, lavorare come si deve. È un signore che sa il fatto suo, è la prima volta che allena nel settore assoluto, quindi che sia una Serie D o altra categoria, poco importa. Io credo che per tutti c'è una prima volta e quindi questa è la prima volta di Alessandro Vaccaro. Credo che il mister debba ancora conoscere bene gli uomini. Io, come dicevo, ho l'obiettivo di far stare tranquilli i tifosi dell'Avezzano e quindi qualcosa verrà fatto per potenziare il collettivo. E quindi una, sicuramente due al massimo individualità per fare quadrato, e poi sono convinto che Vaccaro vedrà bene la squadra che ha a disposizione, perché noi abbiamo giocatori che l'anno scorso hanno vinto anche il campionato, parliamo appunto dell'Anusei nel quale giocavano Siracusa e Siracusa che è un under. È un under, sì, è un altro giocatore che adesso non ricordo bene il nome. Poi avete anche Traditi, che è un altro giocatore d'esperienza. Esatto, Gaeta stesso ha vinto due anni fa il campionato nel girone A, credo. È stato anche a Teramo anni fa. Esatto, esatto. E sono convinto che la squadra ha una sua identità, soltanto che deve essere bravo lo staff tecnico a dare voce e sostanza ad un gruppo che secondo me ha le qualità per fare bene. Vincere è difficile per tutti, compresa la Recanatese, e però sono convinto che potremmo tranquillamente uscire da questa situazione di classifica nel giro di un mese, perché la squadra adesso affronterà avversari che lottano per vincere il campionato come Vastese e Pineto, ma nei derby la squadra potrà dimostrare ancora di più, soprattutto al De Marzi, di far valere il fattore campo, e questo spero che sia un'arma vincente per costruire quei punti che fanno una salvezza, che vanno a consolidare una categoria troppo importante per la piazza di Avezzano, troppo importante per i sacrifici del sottoscritto. L'Avezzano, anche su questa squadra, ti chiedo un po' la dimensione. Sì, no, io l'ho vista giocare in Coppa Italia e contro il Notaresco e fece una buona partita. C'era ancora Mecomono che vinse e passò il turno. Per me è una squadra che può starci in questa categoria. Con l'avvento del presidente, lui sicuramente non se ne starà con le mani in mano, lo farà nei tempi dovuti e non adesso, come giustamente ha detto, e secondo me la squadra porterà in porto questo campionato nel miglior modo possibile, ne sono più che convinto. Ho due domandone per il presidente, una la faccio ora, l'altra dopo la pubblicità. Come è trascorso i primi giorni non più da presidente? Lo scorso anno, tra novembre e dicembre, quando si confezionò quel passaggio di proprietà, che giorni sono stati? Ecco, lei che ad esempio non va più allo stadio da un momento all'altro. Beh, intanto il sabato e la domenica non ero più ad Avezzano, quindi andavo sempre nella mia casa al mare, quindi cercavo di distrarmi, eccetera. Sono tornato a scrivere, tanto che uscirà a breve un mio nuovo romanzo, e quindi questo è frutto di un lavoro diverso, di uno stile di vita completamente non solo legato al calcio. Oggi poi tra quanto uscirà? Beh, uscirà fra un paio di settimane, credo. Okay. Quindi la prossima ospitata poi Porterò anche la copia autografata. Vabbè, allora, visto che faccio subito anche la seconda, in quella settimana tra la vittoria contro la Jesina e quella contro il Tolentino, come si è materializzato questo passaggio di proprietà, ma in realtà nel rapporto con la squadra, cos'è successo in quei giorni? Perché ricordo, nel giorno in cui avete firmato il verbale, lei già prima di firmare lì davanti al notaio era allo stadio, era al campo. Sì, è stata una idea precisa di andare a parlare con i ragazzi, perché erano due giorni che non si allenavano e quindi era giusto dare anche questa rassicurazione, perché il loro aspetto principale era una società che dicevano che era diventata latitante e che ovviamente
non riuscivano più a capire che cosa dovevano fare. Qualcuno aveva già vissuto esperienze simili, eccetera, quindi quando li ho rassicurati sul fronte stipendi, eccetera, si sono messi in serenità a lavorare. La squadra si vede che insomma gioca con la leggerezza e il sorriso adeguati. Ci hanno scritto di Giacomo una grande mezzala. Chiedo a Gianluca Colaneri se lo hai visto all'opera quest'anno, se ti ha fatto no, questa... No, non posso, non c'ho... penso che più il presidente sia... è così, lui lo scorso anno a Vasto ha fatto anche l'esterno a sinistra. Ma io credo che non solo di Giacomo, ma anche altri 5 o 6 ragazzi siano pronti per disputare da titolari questo campionato senza problemi. Intanto le dico, le chiedo scusa, non solo 2 attaccanti, ma in realtà 3, se non 4 giocatori, anche centrocampisti. Sì, però questo qui è un mio caro amico Mancini, non dico il nome. Ah, proprio tarato in un attimo. La frase ce l'ha secondo me in copia e incolla. Ah, ok. La pubblica è lui. Stanato in un attimo. Sì, stanato, poi gli voglio un bene matto. Ma ok, l'avevo interrotta, prego. Per prendere 3-4 giocatori dovrei cambiare totalmente il collettivo. Io credo che realmente il lavoro dell'Avezzano sia legato appunto al reparto offensivo e probabilmente a chi a centrocampo possa in qualche modo fare quel salto di qualità ad un collettivo che oggi credo che si stia incanalando nella direzione giusta. Poi secondo me saranno i risultati a dare la forza, soprattutto la tranquillità mentale ai giocatori per fare di un campionato anonimo qualcosa di diverso. Ok, pubblicità, poi rientreremo e vedremo gli altri servizi, non andate via. Eccoci rientrati, ultimo quarto d'ora abbondante di trasmissione, tante cose ancora da vedere, allora subito sui campi. Andiamo al Delle Vittorie di Tolentino per questa 6ª vittoria consecutiva del Notaresco, la firma del Baby Blando dopo 9 minuti, il servizio di Matteo Falzon. Il Notaresco suona la 6ª sinfonia e si conferma in testa alla classifica al pari della Recanatese. Non è stata una prestazione particolarmente brillante quella dei rossoblù, ma sicuramente efficace al cospetto di una squadra, il Tolentino, che ha provato in tutti i modi a cercare il pari. Solidità e concretezza, le armi che hanno permesso a Capitan Salvatore e compagni di espugnare il Della Vittoria, facendo esultare ancora una volta a fine gara i propri tifosi al seguito. Recupero lampo per Pomante che torna subito tra i titolari, formazione tipo dunque per mister Vagnoni che si gioca la carta blando trequartista, mossa che risulterà vincente. Il Tolentino parte bene e in velocità prova a mettere in difficoltà la difesa rossoblù che si fa trovare sempre attenta. Al primo affondo, al 9, il Notaresco passa. Blando recupera un pallone e al limite, dopo essersi creato un varco con una finta d'alta scuola, batte con un tiro preciso Bucosse, trovando il suo primo gol in stagione. Grande esultanza per i giocatori ospiti vicino alla panchina. I marchigiani non ci stanno e dal 20° sono accese le proteste per una rete annullata su segnalazione del primo assistente a Palmieri. Nervosismo che caratterizzerà il resto della contesa. La prima frazione è praticamente tutta qui con la compagine di mister Vagnoni che prova a ripartire con Cancelli che si fa apprezzare per un lavoro prezioso a tutto campo. Difesa abruzzese sempre attenta comunque a non permettere ai veloci attaccanti cremisi di involarsi verso la porta avversaria. Dagli spogliatoi rientra un Tolentino deciso e dopo neanche un minuto applausi per la conclusione dalla distanza di Lupo, con palla che non trova lo specchio della porta per poco. Al quarto d'ora il cambio operato da Mosconi scuote ulteriormente i padroni di casa. Capezzani lascia il posto a Minnozzi che al 16° calcia fuori una punizione e dal 19° vede il suo tiro respinto dalla traversa. Con il passare dei minuti però la pressione del Tolentino scema, si arriva così agli istanti finali e proprio nel recupero la sfida si accende ulteriormente. Al 91° infatti Liguori si invola verso la porta, Capitan Ruggeri lo stende e per Borriello di Arezzo non ci sono dubbi, doccia anticipata per l'atleta di casa. Stessa sorte qualche istante più tardi al 48° per Di Domenico Antonio, doppio giallo dopo un'entrata sulla linea di metacampo. Il recupero scorre inesorabilmente e dal 51°
al triplice fischio finale, a braccia alzate il notaresco esulta per un successo sofferto, voluto e quanto mai prezioso. Questa è la partita più difficile che abbiamo giocato, con la squadra che ci ha pressato, avevamo parlato tutta la settimana, è una partita difficile, adesso il problema è solo questo, non prendo alibi, ma cominciamo a ragionare da prima classifica, non va bene, perché giochiamo col braccino corto, pensiamo troppo al risultato e di conseguenza non giochiamo sciolti. Invece prima, poco tempo fa, giocavamo sciolti, ci riusciva tutto perché non si pensava al risultato, adesso si pensa inconsciamente, oddio se pareggio oggi vado secondo e se ragioniamo così non facciamo più un punto. Oggi l'abbiamo vinta e il Tolentino meritava assolutamente il pareggio, ma al di là di questo ti ho detto, se ragioniamo in questo senso, da primi in classifica non facciamo più un punto perché pensiamo troppo al risultato e non siamo disinvolti nelle giocate, ognuno pensa a fare il competitivo, pensa a non prenderle, invece noi siamo una squadra che corre sempre in avanti, domenica abbiamo giocato contro una squadra fortissima, le abbiamo prestate nella loro area e abbiamo vinto la partita meritatamente. Oggi invece abbiamo fatto tutto il contrario perché ti ho detto, ripeto sempre questo, cominciamo troppo a pensare al risultato e alla posizione di classifica. Beh, parole significative quelle di Vagnoni, perché a fronte di questa sesta vittoria consecutiva e di un clima di festa che si potrebbe respirare, Vagnoni tiene tutti coi piedi per terra e puntualizza su quello che è stato l'atteggiamento della squadra, Gianluca. Sì, lui butta acqua sul fuoco, insomma, no? Nel senso che è stato un mio ex compagno di squadra, Roberto, è sempre molto pacato ed è una persona veramente molto umile. Anche se a volte si presenta in maniera eccentrica. Sì, con i cappelli, sì. L'orecchino, sì. Però, ripeto, credo che lui abbia visto questo nei suoi ragazzi e quindi prima che succeda di nuovo, lui, nonostante la vittoria, nonostante il primo posto in classifica, ha detto queste parole, questo è un messaggio preciso per i calciatori. Appena possibile, con l'ausilio della regia, proviamo a rivedere il gol che è stato annullato al Tolentino, peraltro una bella azione in verticale, c'è stata la segnalazione di fuorigioco. Possiamo andare al momento del passaggio in profondità, ecco, ci fermiamo qui, ancora un frame. È difficile valutare, però mi sembra ci sia in mezzo, non so se è Salvatori o Pomante, probabilmente Salvatori perché Pomante è sull'attaccante, sì, del Tolentino. Salvatori perché si vede la fascia di capitano. La fascia di capitano, e probabilmente a giudicare da queste immagini potrebbe essere regolare la posizione. Questa è una mia sensazione. Gianluca e poi il presidente Paris. Allora, non c'è fuorigioco perché i due calciatori stanno quasi sulla linea mentre Salvatori è più indietro. Io però vorrei vedere l'arbitro che cosa segnala, perché se l'arbitro va su con il braccio vuol dire che è fuori gioco, perché dà una punizione indiretta al notaresco, e quindi se l'arbitro rimane giù con tutte e due le braccia vuol dire che non ha fischiato il fuorigioco e quindi non è stato sbandierato dal guardiani, dall'assistente dell'assistente di gara. Quindi bisognerebbe capire che cosa, perché è troppo evidente che non sia un fuorigioco. Certo. Presidente? È stato bravo il difensore del notaresco che ha alzato subito il braccio, prima ancora che avvenisse il passaggio, inducendo il guardalinee ad alzare la bandierina. Assolutamente. Guardate. Sì. Però ecco, si diceva, al di là di questo episodio, che insomma potrebbe essere stato un errore della terna arbitrale, però è un notaresco sorprendente perché già era stato sorprendente lo scorso anno e si pensava che in questa stagione, dopo aver fatto così tanto bene, si soffrisse un po' di più. Ora, il campionato è ancora agli inizi, però che il notaresco sia di nuovo lì in vetta alla classifica, a mio avviso è una sorpresa. E quindi insomma notaresco si lavora bene, Gianluca? Io penso che il presidente Di Giovanni faccia calcio ormai da tanti anni e difficilmente ha sbagliato delle stagioni, insomma, da presidente, e quindi bisogna sempre auspicarci una stagione importante per le squadre di Di Giovanni, come il San Nicolò lo era prima, adesso sì. Il notaresco però è sempre la stessa società. Io le ho visti
15 giorni fa col Pineto, mi hanno fatto una buonissima impressione. È una come squadra... dice Magnoni, può ora sentire un po' la pressione del risultato, anche se siamo a inizio stagione. Certamente, però voglio dire, è una squadra comunque solida, è una squadra solida che gioca con un grosso entusiasmo. Secondo me nel calcio l'entusiasmo è un qualcosa che non deve mai mancare, insomma. E poi è supportata anche da tifosi tipo, molto caldi, eccoli qua. Molto, si sente, diciamo, il tifo si sente il tifo adesso da una piazza che ha sempre avuto fame di con calcio, con tutto il rispetto per San Nicolò, però insomma Notaresco tifo. Non voglio entrare in questo, sì. Certo, ma insomma è sotto gli occhi di tutti. Però voglio dire, è sicuramente una squadra che potrà fare bene. Se noi consideriamo che sono state disputate 7 giornate e ne ha vinte 6 di fila, ricordiamoci che la prima giornata, a 20 minuti dalla fine, 3-1. Il Notaresco 3-1. Vinceva 3-1 col Vasto Girardi. Certo. Quindi se erano stati attenti anche in quella partita, si sarebbe ritrovata adesso con l'Amplain di 7 vittorie consecutive, quindi non è più un caso. Certo, cioè, punte di gioventù come Blando, autore del sì, del che è già il secondo campionato che... Esatto, che... Liguori, ma poi ci sono giocatori di grande esperienza come Salvatori, Pomante e Sansovini, che sono una spina dorsale fondamentale. Certamente, poi anche a centrocampo hanno dei ragazzi interessanti. Insomma, è una squadra che rispecchia il valore della società. Notaresco può reggere questo ritmo, Presidente, secondo lei? Perché no? Il campionato è livellato, credo una cosa che non è stata detta in tutta questa serata, ma questo torneo si vincerà per 1 o 2 punti. Ah. Chi vincerà il campionato non lo vincerà con un distacco come è avvenuto in passato, con altre corazzate che erano state allestite in estate, ma questa sarà una stagione con... una vincitrice per pochissimo, sarà quasi al fotofinish. Ok, allora vi preannuncio che vedremo il servizio ora di Vastese e Vasto Girardi. Per quanto riguarda il Genova vedremo i gol, poi per il servizio completo vi rimandiamo a domani oppure tra poco sui nostri canali YouTube. Intanto spazio al servizio della gara giocata all'Aragona, Vastese e Vasto Girardi 2-3. 3 punti d'oro, un grandissimo risultato per il Vasto Girardi che passa sul rettangolo dell'Aragona di Vasto. Due squadre che si presentano in campo forti del terzo posto in graduatoria a ridosso del duo battistrada del campionato. Pronti via la fase di studio, dura pochissimo. Al terzo si vede già la Vastese su un'azione iniziata sul versante sinistro con il cross che arriva lungo in area di rigore. Stivaletta in qualche modo si riesce ad elevare, però non riesce a scaricare in rete. Fazio mette in mezzo per Petrone che serve in corsa Gentile, il piattone dell'esterno basso della formazione di mister Farina è vincente, nulla può di Rienzo sulla conclusione in prima battuta per il vantaggio del Vasto Girardi. Passa un minuto e chi rimatenga arriva in area di rigore, la gran conclusione che trova però pronto e reattivo lo stremo difensore della Vastese che è costretto a subire il gol del 2-0 sul cross perfetto a rientrare da parte di Petrone con Lepore che sbuca da dietro ai difensori della Vastese, va a realizzare il gol del 2-0, quello che mette in ghiaccio almeno nel primo tempo il parziale. Qui su un tocco di mano in area di rigore il direttore di gara concede il calcio di rigore alla Vastese. Siamo esattamente al 22esimo minuto di gioco, va dal dischetto Dos Santos che però prende in pieno il palo e la sfera poi ritorna incredibilmente sul rettangolo di gioco. La Vastese prova a macinare il gol, gioco e soprattutto cercare la via del gol. Il pallone messo in mezzo alla grande per questa girata di Stivaletta con l'estremo difensore Caparo che in qualche modo si riesce a salvare, accelera la Vastese, Stivaletta ruba il tempo a Gentile, si invola, va alla conclusione ma il suo diagonale si spegne sul fondo senza creare più di tanti problemi a Caparro. Vuole il terzo gol il Vasto Girardi che quando però si proietta nell'area di rigore della Vastese mette in difficoltà la squadra locale. Qui il cross di Kirimateng con la sfera che danza sulla linea di porta e si spegne sul fondo. Da questa rimessa laterale con il pallone recuperato dai giocatori della Vastese nasce il gol che rimette in partita la squadra di Marco Amela con il diagonale in corsa
da parte di Dos Santos, che si spegne nella sua corsa in fondo al sacco. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, aspettano tutti ovviamente la Vastese, ma troveranno gran parte del confronto per il Vasto Girardi. Petrone in corsa qui con il mancino di Rienzo, si fa trovare pronto a agguantare il pallone. Quarto minuto, Esposito riesce a trovare lo spazio, andare alla conclusione, la palla fa la barba, la parte alta della traversa per spegnersi poi sul fondo. Siamo al sesto con la costruzione dell'azione da parte di Kirimateng, che riesce a pescare in corsa l'arrivo da parte di Gentile, prova il piazzato con il mancino, il numero 3 della formazione ospite, e la sfera termina sul fondo. Ancora Vasto Girardi qui tutto di prima con Kirimateng, che riesce ad andare alla conclusione. Di Renzo è reattivo, riesce a ribattere il tiro anche dalla distanza avvicinata. Qui la punizione di Fazio, il pallone che arriva in area di rigore, c'è un contatto che vede benissimo il direttore di gara, da parte di Pompei fischia il penalty e Kirimateng riesce a spiazzare Di Renzo per il gol 3-1, quello che mette veramente in ghiaccio il risultato. Siamo al 20° minuto di gioco, il Vasto Girardi è avanti di 2 gol in più rispetto alla Vastese. Vastese che però abbassa la testa, qui Pollace stratosferico nell'azione che parte dalla sua metà campo, mette in mezzo il pallone lungo in area di rigore, la sfera arriva là, Alonso controlla, scarica in rete sotto l'incrocio dei pali il gol del 3-2, il gol che rimette in partita ma solo momentaneamente la Vastese, perché il Vasto Girardi è ancora lì in corsa. Qui Marco Petrone si distende di Rienzo, che gli va a negare la gioia del gol nelle battute finali del confronto. Il Vasto Girardi stringerà i denti per portare a casa un risultato di prestigio. Abbiamo visto dunque il servizio di questa gara rocambolesca, pirotecnica. Vasto Girardi l'ha ipotecata subito, poi l'ha dovuta rivincere, e per la Vastese insomma è arrivato questo stop interno anche inopinato, anche se il Vasto Girardi è l'unica imbattuta. Sì, secondo me si sono affrontate due squadre che giocano un calcio molto frizzante, e quindi è stata una conseguenza appunto il risultato con più reti. La Vastese mi sembra veramente un'ottima squadra, però forse anche un po' troppo sbilanciata in avanti dopo l'arrivo appunto di Palumbo e sì, Vittorio Esposito, eccetera, insomma. Quindi il Vasto Girardi è una matricola, però è una matricola che sto vedendo che si sta facendo rispettare, soprattutto a un allenatore che conosco benissimo, ex allenatore del Campobasso come Farina, che secondo me è un allenatore... Mancava da un po' nella Serie sì, D. Sì, mancava un po' dalla Serie D, però è una grandissima persona, è un allenatore capace, insomma. Assolutamente. È sorprendente più il rendimento del Vasto Girardi, presidente, o questa sconfitta interna della Vastese? Beh, la sconfitta della Vastese, io pensavo che oggi avrebbero fatto una grande prova con un risultato che li portava a conquistare 3 punti. Do, l'ho sempre detto anche ai tuoi colleghi in questa stagione, che la Vastese potrebbe essere la squadra abruzzese pronta a vincere il campionato, no? Sia come piazza, come tifoseria, come società, eccetera. E questa sconfitta effettivamente mi lascia negativamente sorpreso. Però il calcio mi insegna, e come dicevo, quindi mi riallaccio all'andamento di questa stagione, non essendoci una squadra che ammazzerà il campionato e distaccherà tutti e se ne andrà in fuga, allora nessuno deve fare drammi, né l'Avezzano che oggi è in zona playout, né la Vastese che ancora naviga a metà classifica. Dos Santos, palo sul rigore e poi un bel gol alla sua maniera. Insomma, ha lasciato grandi ricordi ad Avezzano. Ma lui è nel mio cuore, quindi lo sa bene. No, stima sia del calciatore, ma soprattutto dell'uomo. Uno degli uomini veri di questo calcio di Serie D. Chiuderà la stagione a Vasto? Chi lo sa? Qui c'è una persona che potrebbe essere interessata, chissà, magari è un calciatore della Vastese. Assolutamente, fino al 30 sì. giugno 2020, e tra l'altro sta rendendo 2020, per quello che è il suo valore, giocatore forte, giocatore che fa assolutamente la differenza.
Siamo in chiusura, dobbiamo vedere i gol del Giulianova che ha sbancato Cattolica, lo ha fatto nel giorno in cui il Cattolica riaveva il suo campo che insomma sarà inaugurato in realtà nel corso della prossima settimana, però intanto si è giocato quest'oggi proprio a Cattolica 2-3, partita assolutamente pirotecnica con Giulianova capace di andare in vantaggio, poi di andare sotto e poi di rimontare e vincere. Oggi è giocato Fazzini in difesa, sono andati in panchina Malandra e Antonelli. Questo è il calcio di rigore che viene trasformato da Fioretti. Giulianova che ne ha falliti diversi, ben tre, due con Fioretti, uno con Dolce. Suriano partiva dalla panchina, allora dal dischetto si è ripresentato Fioretti che questa volta ha fatto centro, dunque vantaggio per il Giulianova dopo pochi minuti di gioco. Ma c'è stata la reazione del Cattolica di Cascione, qui vediamo gli striscioni dei tifosi di casa, mi pare, e qui insomma abbiamo un po' perso, ma è arrivato il gol del pareggio di Rizzitelli, figlio d'arte, figlio dell'indimenticato Ruggero, ex bomber di Cesena e Roma, gol del pareggio. E poi vediamo il gol del 2-1 con una rapida azione di rimessa, questa cavalcata di Bernardi che salta anche il portiere e deposita la palla in rete. Cattolica che dunque ribalta la situazione, ma nel finale di primo tempo arriva il gol del nuovo pareggio, quello di Diamutene, che dopo aver segnato il gol dell'illusorio 2-1 contro la Recanatese, qui da consumato attaccante sul secondo palo in spaccata, mette la palla sotto la traversa ed è il gol del 2-2. Ma non finisce qui, perché ad inizio di ripresa il Giulianova trova quello che sarà il gol partita e lo va a segnare. Ancora lui, Giordano Fioretti, l'assist di testa di Barlafante, difesa infilata centralmente, non scatta la trappola del fuorigioco e Fioretti in sacca, tu per tu col portiere del Cattolica. E dunque dopo la sconfitta a tratti diciamo così beffarda contro la Recanatese della scorsa settimana, il Giulianova va a riprendersi i tre punti, lo fa sul campo del Cattolica che resta in fondo alla classifica. Non è neanche rosea a questo punto la situazione del tecnico Cascione. Complimenti al Giulianova che è atteso da un'altra trasferta, domenica giocherà infatti a Fiuggi. Rapidissimamente sul Giulianova, presidente, insomma, si è fatto la vittoria ci può stare perché sì. Credo che il Cattolica sia una delle squadre, sì, diciamo così, l'ultima più, in classifica. Sì, meno attrezzate per il girone. E ho visto insomma un Giulianova redivivo e la vittoria ci sta tutta. Poi insomma credo che abbiano meritato anche nel conto dei punti, no? Assolutamente sì. Gianluca, il Giulianova aveva bisogno di questo blitz dopo aver gettato al vento la partita con la Recanatese in vantaggio anche di un uomo per gran parte della gara, poi avanti 2-1 perde negli ultimi 5 minuti. Oggi sì, serviva questo gol. Ci voleva prima di tutto per il Giulianova questa vittoria. Credo che il Giulianova finora abbia avuto un po' di sfortuna, qualche punto in meno insomma di quelli che poteva avere. Questa vittoria la rimette in linea per ripartire. È una buona squadra con un allenatore secondo me che potrà fare strada, che è la sua prima stagione. Credo che Giulianova possa fare veramente un campionato buono, importante, meno di sofferenza rispetto a quello ma scorso. Quello sicuramente, quello sicuramente. Va bene, grazie a Gianluca Colaneri, grazie Gianluca, grazie a voi per essere stato con noi. Ci ritroveremo più in là in stagione, così come immagino con il presidente Gianni Paris, che già prepara da domani il derby con la Vastese, vero? Sarà giornata bianco-verde, quindi la prepareremo. Ecco, benissimo, bene. Vediamo proprio la prossima giornata rapidissimamente, perché c'è questo derby Avezzano-Vastese, giornata bianco-verde indetta dalla società, come ci ha appena annunciato il presidente. Vi ho già detto del Giulianova che avrà una seconda trasferta consecutiva a Fiuggi. Il Chieti, sempre a Pineto, ospiterà la Recanatese, mancherà purtroppo il difensore capitano Venneri. Notaresco in casa contro il Porto Sant'Elpidio, questa è una grande partita perché il Porto Sant'Elpidio è una delle due neopromosse che insegue il duo di testa. Il Pineto giocherà a Tolentino e quindi insomma questo è il quadro delle abruzzesi per quanto riguarda la prossima giornata.
sarà l'ottava. Grazie ancora a Gianluca Colanero, al presidente Paris, e grazie a voi che ci avete ascoltato, a Maurizio Daguin in regia, a tutti coloro che hanno lavorato nel corso di questa intensa giornata. Citazione anche per Jacopo Forcella, che oggi è stato in trasferta, lo ritroverete domenica prossima qui in conduzione all'Abruzzo del Pallone. Buona serata.